Eccoti. Vieni, Ezio. Vorrei presentarti un socio. Questo è Agostino Barbarigo, il futuro doge di Venezia, grazie a te. È un onore fare la vostra conoscenza, illustrissimo. Condoglianze per vostro fratello. Se l'è cercata. Si è messo al soldo dei Borgia. Un errore che io non ho intenzione di fare. Vieni, Ezio. Dobbiamo parlare. Abbiamo trovato Silvio Barbarigo. È fuggito all'arsenale. Fuggito? Vuoi dire che l'ha occupato? Con almeno 200 mercenari. Ora siete il doge. Potete ordinargli di deporre le armi. Il comitato dei 41 deve ancora ratificare la mia nomina. E questa trovata di Silvio ha solo peggiorato le cose. Ha un esercito intero al suo comando. Allora ne serve uno anche a me. Sapevo che l'avresti detto. L'uomo che ti occorre è Bartolomeo Dalviano. Lui e i suoi uomini detestano Silvio. Vive nel distretto militare, a sud-ovest dell'arsenale. Va bene. Andrò a cercarlo. Basta, ma che vi prego? Sono consultabili presso la Gilda. A causa del gran numero di incidenti e annegamenti nel Canal Grande, chi ha bisogno di aiuto è il benvenuto. Vieta a chi governa. Arriva un uomo. Avanti, amici. Ora il metallo. Prezzi incredibili per voi, stimati clienti. Vi domanderete se io non sia impazzito. Guardate che perizia! Non se ne trovano dei migliori. Aiuto! Per favore! Aiuto! Tu sei uno degli uomini di Bartolomeo. Cos'è successo qui? Dov'è lui? I sicari di Silvio l'hanno preso più avanti nel sestiere, verso nord. Requiescati in pace. Avanti, amici! Ignotte fresche di palude! Vi affronterò tutti quanti! Con un braccio legato, anzi, tutte e due! Mi state chiedendo come questo sia possibile? E sarò ben lieto di mostrarvelo, miserabili pezzi di merda! Ascoltate!
Non avete onore, nessun valore, nessuna virtù! E poi la gente si chiede perché la stella di Venezia stia tramontando! Giù! Là! Avrò pietà di chi avrà almeno il coraggio di liberarmi! E tutti gli altri morranno! Per mano mia! Lo giuro! Sto perdendo! Forse sono troppo stanco. Che razza d'uomo è colui che vende del proprio onore per pochi denari? Aprite gli occhi, siete al servizio di un traditore, di un codardo! Era ora, per Dio! Non so neanche se dovrei baciarti o picchiarti. Magari tutte e due. Come preferisci. Chi sei? Sono Ezio Auditore da Firenze e sono qui per salvarti. Aspetta a dire chi salverà chi. Che cosa intendi? Laggiù! Fermi! Devo spezzare... No, le cose si fanno interessanti! Fatti sotto, vediamo quello che sai fare! Sarà divertente! Non scapperai! Per dove, Madonna? Dovremmo andare. D'accordo. Ho ancora voglia di fracassare teste. Sarà meglio evitare uno scontro diretto. Fatti sotto, vediamo quello che sai fare. Perché? Hai paura? No, ma pensaci bene. Siamo solo in due contro 200. Qui, sei deciso? Lasciatemi in pace, lasciatemi in pace! Scommetterei volentieri una bella sommetta. Attento a quello grosso. Lo chiamano Dante. Molti uomini di Silvio non valgono nulla, ma quello è un osso duro. Dolce libertà. Quanto mi sei mancata. Silvio ha mandato i suoi a saccheggiarti la casa. Preparati a combattere. Oh, le cose si fanno interessanti. Vediamo quello che sai fare. Oh, le cose si fanno interessanti! Sopravviverai! Provaci, mi raccomando! Sarà divertente! Vi sta a cuore la vita. Arrendetevi. Giammai! Che senso ha la vita se non si vive da uomini liberi? Io non ci torno in gabbia! Allora finirai sottoterra! Uccideteli! Fatti sotto! Vediamo quello che sai fare! Che disastro hanno combinato. Bianca, spero che stia bene. Bianca! Bianca! Va tutto bene? Tu che cosa dici? Guardati intorno! Povera Bianca, se le fosse successo qualcosa...
Ah-ha! Oh, mio tesoro. Grazie a Dio sei salva. Ezio, ti presento Bianca. Bianca, Ezio. Incantato. Dunque, so il tuo nome, ma non perché sei qui. Ho una questione con Silvio Barbarigo. Puoi aiutarmi? Ah, sarebbe un onore. Ma di certo non basteremo solo noi due. Cioè, noi tre contro le sue forze. Secondo te come possiamo fare? Vado a preparare i miei uomini. Nel frattempo, vorrei che tu salvassi quelli catturati durante l'attacco di Silvio. La mia coscienza non mi permette di abbandonarli. Intesi. Me ne occupo subito. Buona fortuna, Ezio. Grazie per l'aiuto, amico. Ci piacerebbe combattere con te, se ci accetti. Seguitemi. Ascoltate, cittadini tutti! Stante la carenza... Eccolo! Adattiamolo! Mannaggia a petto! Questo è la vita, villano! Sono la vita, villano! Forse no! Sono la vita, forse no! Sono vero, villano! La lezione, forse no! Siamo con te, amico. Devi solo guidarci. Dietro di me. Avanti, non si arrabbia, Tinka! Dicono che l'uomo è stato sterminato. Là, prendiamolo! È un po' di meglio per i piccoli. Sono troppo giovane per morire! All'assassino! Via! Allora non voglio... Il cadavere! Sto fuggiamo! Follia! Ma che avresti? A causa del gran numero di incidenti e annegamenti nel canal Grande... Laggiù! Prendetelo! E adesso è passato a Silvia. Come un cane. Ricordate l'esercitazione, prendetela ai fianchi e via!
Avanti, colpite! Prima o poi si stancherà. Avanzatelo! Vogliamo unirci a te. Insieme annienteremo i Barbarigo. Ma che vi prende? Odio tutti per voi patetici. Smettete di sapere tu. Cosa fa per muovere? Ha bisogno di un po' di riposo cappella. E vi rimetterete del tutto, dal amico. Dal momento che Messer Carpaccio non è disponibile, si chiede. Avete scambiato per un altro. Salute, Ezio. Bentornato e ben fatto. La mia armata è tornata ai fasti d'un tempo. Ora Silvio si accorgerà del madornale errore che ha commesso. Come suggerisci di procedere? Un attacco diretto contro l'arsenale? No, ci massacrerebbero alle porte. Ho in mente un altro piano. Prendi i miei uomini e piazzali in giro per il sestiere. I loro tumulti indurranno Silvio a far uscire buona parte delle sue guardie. E mentre l'arsenale si svuota dei suoi scagnozzi, io posso compiere l'assassinio. Esatto. Agirai quasi indisturbato. Speriamo che abbocchi. Niente paura. Abboccherà. Andiamo. Uomini e bestie, correte e le là.
qualunque cosa si tratti. Voglio starne fuori. Aspettate qua il mio segnale. Agli ordini. Uniti. Rimanete in attesa qui. Sarà fatto. Qui, avanti. Avanti, su, non siate timidi. Restate ad aspettare qui. Facci sapere quando colpire.